Oh mio Dio, mi hai spaventata. Scusa. Mi dispiace di essere scappato prima. Che è successo? È tutto ok? No. Parla con me. Parla, Stefan. Ho cercato di mantenere il controllo stasera. E ci stavo riuscendo, davvero, ma poi la mamma di Matt si è ferita e sanguinava e non ho resistito. Con la mano ho toccato il sangue. E dopo cos'è successo? E dopo quel ragazzo al parcheggio bermi il suo sangue, c'è voluta tutta la mia forza interiore per non farlo. Però non l'hai fatto. No, ma volevo farlo. Oddio. Elena, io... La testa mi scoppia ed è come se la pelle mi stesse andando a fuoco. Ho questa fame che mi ossessiona e non ho mai provato una cosa del genere prima d'ora e non faccio altro che pensare che ti ho promesso di non tenerti mai nascosto niente ed è per questo che ti dico tutto. Va bene, sta tranquillo, raccontami tutto. Ma io non voglio che tu mi veda in questo stato, non voglio che tu sappia che questo lato di me esiste. Stefan, riuscirai ad uscirne. Io ti aiuterò ad uscirne, andrà tutto a posto, starai di nuovo bene. No, scusami. Non posso. Ho paura di quello che potrei farti. Ma io no. Stefan, non ho paura. Non ho paura, ok? Amo da morire. Oh, anche io ti amo. C'è un problema, Stefan. E quando dico problema, parlo di una crisi globale. Sembra che lo zio John abbia... Mi pare che tu stia bene. È diverso stavolta, vero? Il bisogno è troppo forte. È giusto che sia così dopo tutti questi anni. Buonanotte, fratello. Buonanotte.